Un 31enne civitavecchiese dovrà rispondere dell'accusa di pornografia minorile per essersi fatto inviare foto intime da una 11enne pallavolista che lui stesso allenava. La vicenda risale a cavallo tra il 2015 e il 2016 ed è emersa nel 2017 con un racconto della stessa ragazzina durante un corso di teatro. I particolari nel servizio. Chiedeva foto nude di una sua giocatrice di 11 anni per punirla di alcuni suoi comportamenti. Per questo motivo un civitavecchiese rischia il processo per pornografia minorile. A far emergere la vicenda il Corriere della Sera, che racconta del presunto rapporto morboso tra il ragazzo e la giovanissima atleta. I fatti risalgono a cavallo tra il 2015 ed il 2016, quando l'attuale 31enne civitavecchiese militava in Serie B2 con la maglia dell'ASP Civitavecchia. In sintesi, approfittando di un momento di fragilità dell'undicenne legato a questioni familiari, l'allenatore l'avrebbe costretta a inviargli foto che la ritraevano nuda come punizione per essersi autoinflitta dei tagli. I miei genitori, ha dichiarato la giovane come riportato dal quotidiano nazionale, stavano attraversando un momento difficile e io avevo paura che fosse colpa mia, per questo mi graffiavo, mi facevo piccoli tagli, l'allenatore si arrabbiava e mi ordinava di mandargli una mia foto nuda ogni volta che lo facevo. Era un castigo. La prima foto inviata dalla ragazzina al proprio coach risale al 2015, in occasione di un provino che la piccola ha svolto con un'altra società, nel corso del quale le sarebbero state chieste informazioni sul suo sviluppo fisico. Approfittando dell'occasione, il 31enne avrebbe chiesto all'allieva di vedere a sua volta il grado di crescita fisica attraverso una sua foto nuda. Dopo qualche resistenza, l'undicenne avrebbe accettato, ripetendo poi l'invio di foto intime anche in occasione delle punizioni alle quali l'allenatore l'avrebbe costretta per i tagli sulle braccia che si sarebbe autoprocurata durante la stagione. A raccontare quanto le sarebbe accaduto la stessa ragazzina, che nel 2017, durante un corso di teatro a scuola, avrebbe parlato di una presunta relazione di una sua amica con un uomo più grande di lei. La maestra, sospettando parlasse di se stessa, ha allertato i genitori, che hanno letto i messaggi sul cellulare della chat tra la figlia e l'allora allenatore. Da qui la denuncia e la richiesta di rinvio a giudizio per il 31enne civitavecchiese, che dovrà difendersi dall'accusa di pornografia minorile. L'accordo Italcementi-Fiumaretta, annunciato l'11 gennaio scorso a Palazzo del Pincio, alla presenza del ministro Salvini, ha finalmente i fondi per essere realizzato. I 35 milioni necessari sono stati infatti inseriti nella manovra finanziaria del 2024 in corso di approvazione al Parlamento. Resta però irrisolto il nodo della bonifica dell'area di Fiumaretta, che può incidere non poco sul piano strettamente economico. Quasi un anno dopo, a distanza di poco meno di un anno, arrivano i 35 milioni di euro necessari a finanziare il famoso accordo che prevede l'acquisizione da parte del Comune dell'area Italcementi e la conseguente cessione all'autorità portuale di quella di Fiumaretta. Nei giorni scorsi il governo, attraverso un proprio emendamento, aveva stanziato 19,5 milioni, 10 dei quali provenivano da un finanziamento promesso alla città di Genova per una serie di interventi necessari a migliorare la viabilità nella zona dell'ex ponte Morandi. La cosa aveva fatto incazzare i genovesi allo stesso modo dei francesi quando Bartali vinceva il Tour, il governo aveva rimesso le cose a posto. La questione è stata quindi interamente rivista e nelle pieghe del bilancio sono stati trovati tutti e 35 milioni che erano stati già annunciati l'11 gennaio scorso, quando a benedire l'accordo Italcementi-Fiumaretta era arrivato a Palazzo del Pincio il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. La novità rispetto a quell'annuncio è che allora si trattava della presentazione di un progetto non finanziato, mentre adesso si sono trovati i soldi per eventualmente attuarlo. Sull'idea che sarebbe ottima sotto tutti i punti di vista c'è infatti un ma, che per alcuni pesa come un macigno ed è rappresentato dai costi della bonifica dell'area di Fiumaretta. Come scritto più volte, quelle decine di ettari hanno ospitato per oltre 30 anni una centrale alimentata ad olio combustibile, peraltro il peggiore dal punto di vista qualitativo, e nel sottosuolo evidentemente non devono essere spuntate le margherite. C'è quindi da stabilire quale potrà essere l'incidenza del ripristino ambientale di un'area che, nelle intenzioni dei promotori, non dovrebbe ospitare un mega distributore di carburante, ma un polo agroalimentare. La sensazione è che il costo non sarà di poco conto e potrebbe mangiarsi una discreta parte di quei 35 milioni di euro. In tal senso l'autorità portuale, potenziale acquirente, si è messa al sicuro, visto che in ogni suo atto sottolinea che il costo della bonifica sarà interamente a carico del venditore, ovvero del comune. Palazzo del Pincio, nel suo bilancio,
bilancio non sembra aver previsto neanche un centesimo di spesa e quindi è difficile ipotizzare quale potrà essere la conclusione di questa singolare vicenda, sulla quale si registra l'altrettanto singolare silenzio delle forze politiche e sociali locali, che evidentemente si stanno occupando di questioni ben più importanti. Alla prossima! Il porto di Civitavecchia è tra quelli maggiormente attenzionati dalle organizzazioni malavitose attraverso il traffico di sostanze stupefacenti e di materiali contraffatti. La rivelazione è arrivata nel corso di un convegno durante il quale è stato presentato Diario di Bordo, un lavoro realizzato dall'Associazione Libera, presieduta da Don Luigi Ciotti. Si torna a parlare degli interessi della mafia sul porto di Civitavecchia. Lo ha fatto Libera, l'associazione contro le mafie, presieduta da Don Luigi Ciotti, presentando Diario di Bordo, una pubblicazione dell'associazione che, prendendo spunto dati provenienti tra gli altri dalla Commissione parlamentare antimafia, dalla Direzione investigativa antimafia, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dall'Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza, evidenzia come il porto di Civitavecchia sia particolarmente attenzionato dalla criminalità, rappresentando una sorta di crocevia per il traffico di droga, di materiali contraffatti e per l'uscita dal territorio nazionale di rifiuti illegali. L'occasione di confronto è stata proprio la presentazione della pubblicazione, alla quale hanno partecipato importanti rappresentanze delle forze dell'ordine e dove è stato confermato il triste primato di Civitavecchia come punto di riferimento delle organizzazioni criminali, visto che su 140 situazioni riscontrate nei porti, 29 sono avvenute nello scalo marittimo locale. La presentazione ha avuto un eco importante attraverso un servizio andato in onda nel telegiornale regionale della RAI. Le mafie riescono ad entrare nei porti, ha spiegato Marco Antonelli della Scuola Normale e Superiore Libera, solo perché trovano attori dell'economia legale che attraverso corruzione e collusione mettono le proprie risorse a disposizione delle organizzazioni criminali e malavitose. Concetti ripresi dalla dottoressa Franca in Bergamo della Procura Nazionale Antimafia e dallo stesso Don Luigi Ciotti, che ha chiesto l'impegno di tutti i livelli della società per fronteggiare un fenomeno. L'esternalizzazione del SUAP ha comportato diverse conseguenze negative per la comunità. È la critica mossa all'amministrazione comunale dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, secondo cui il contatto diretto con il personale comunale che garantiva un servizio efficiente e di qualità è stato sostituito da canali digitali e telefonici spesso inaccettabili o poco reattivi. I cittadini, spiegano i pentastellati, si trovano ora a doversi orientare tra siti web, moduli generici e numeri di telefono a cui raramente qualcuno risponde, creando disagi evidenti. Quella che viene presentata come semplificazione in realtà si è tradotta in difficoltà estreme e spesso irreversibili per coloro che cercano di avviare nuove attività commerciali in tempi già difficili come quelli che stiamo vivendo. Questo non potrà che generare conseguenze economiche e sociali per la nostra comunità. Il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco tedesco e alla sua maggioranza di valutare attentamente le conseguenze di questa scelta e di avviare un dialogo con commercialisti, associazioni di categoria e operatori commerciali con l'obiettivo di riconsiderare questa decisione e restituire al nostro SUAP il prestigio di cui ha sempre goduto. Opera Fam, Callas Night, un grande successo il concerto di Natale in onore di Maria Callas. Brindisi di auguri sfavillanti sul palco e richiesta di bis per uno spettacolo originale al Teatro Traiano, ricco di emozioni con la regia di Franco Ciambella. Abiti ricchissimi indossati ad arte dalla modella Eleonora Piermarocchi, accompagnata al piano da Maria Ida Iannuzzi, la potente voce di Ong Mei Ni, la più famosa soprano cinese, si è esibita in arie tratte da famose opere come Norma, La Bohème, Turandot, Madame Butterfly, Tosca e finale a sorpresa con Libiamo nei lieti calici, dalla Traviata, accompagnata dal tenore Gianluca Giugnarelli. La serata ha avuto anche un risvolto benefico, raccogliendo oltre 2.000 euro in beneficenza per la comunità di Sant'Egidio. La serata ha visto la collaborazione del regista e giornalista Paolo Carrino e della compagnia Avanzi di Scena. Gli organizzatori ringraziano il Comune, Roma Città Metropolitana e la Fondazione Caricev per il sostegno ricevuto. Doppio riconoscimento al ricercatore indipendente e scrittore civitavecchiese Victor Nunzi. A Pisa, Nunzi ha ricevuto l'International per lo studio e la ricerca all'interno del contesto Premio Internazionale di Arte Letteraria Il Canto di Daphne.
un prestigioso riconoscimento nazionale per la cultura e per lo studio condensato nel suo libro La regalità degli dèi, nonché per l'impegno nella divulgazione condotta a livello nazionale. A Madrid gli è stata inoltre conferita laurea honoris causa da parte del CESART, Associazione di Rilievo Internazionale Hispano-Peruviana. Sono due premi, afferma Nunzi, che infondono coraggio e maggiore passione per l'impegno culturale e divulgativo, una spinta ulteriore in previsione della pubblicazione del mio prossimo libro. Ultima gara del 2023 per il Civitavecchia. A pochissimi giorni dal successo contro la Strea, i nerazzurri tornano in campo domani, sempre al Tamagnini, alle 14.30, per affrontare il Villalba. Si gioca la prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza e l'11 di Scudieri punta alla quarta vittoria di fila contro una squadra che invece non vince da quasi due mesi. Qualche problema di formazione per i civitavecchiesi, che dovranno fare a meno dell'infortunato Midio e dello squalificato Sevieri, ma in dubbio ci sono anche Vittorini e Serpieri, assenti nell'ultima gara. Ci sarà il nuovo acquisto Pompei che sentiamo in questa intervista. Fabio Pompei, altra grande partita tua e della squadra, vittoria importante per il Civitavecchia, quanto sei soddisfatto? Beh, sicuramente ottima prestazione di squadra ed era importante continuare la nostra striscia positiva, ecco questo era molto importante. Tu sei arrivato da poco, come ti trovi però con questo gruppo? Mi trovo benissimo, i ragazzi mi hanno fatto subito integrare nei migliori dei modi, siamo qui e continuiamo questo campionato. Adesso arriva un'altra partita casalinga con il Villalba, sulla carta non dovrebbe essere complicata, però ovviamente tutte le partite vanno giocate. Quanto sarà importante trovare i tre punti e magari accorciare su chi è davanti? Sicuramente mercoledì è una partita importante, soprattutto per continuare questa striscia positiva e per raggiungere la vetta, sperando che le altre squadre facciano qualche passo falso, questo è sicuro. L'obiettivo è quello, riuscire a raggiungere la vetta? L'obiettivo è quello, per forza il Civitavecchia non può fare questa categoria, merita categorie più importanti. Ecco, anche i tifosi, abbiamo visto anche oggi insomma lo stadio pieno. Come si dice, è il dodicesimo uomo in campo e a noi soprattutto al secondo tempo ci ha dato una mano, ecco. Magari in un momento dove stavamo soffrendo parecchio, ci ha aiutati parecchio. Arrivato il calendario della A2, la Nautilus esordirà nella seconda categoria nazionale femminile il 14 gennaio, quando ci sarà il debutto nella Vasca dei Castelli Romani. Bisognerà aspettare il 21 per vederla giocare in casa al Palagalli contro le Napoli Lions, un campionato molto delicato e competitivo anche per via del numero di squadre che sono 8, ha affermato il direttore tecnico della società e mister Daniele Lisi. Nel girone centro-sud la Nautilus affronterà Agepi Sport 97, SS Lazio Nuoto, Vela Nuoto Ancona, Water Sports Napoli Lions, Castelli Romani, RN Florenzia e Volturno SAC. Secondo impegno casalingo nel giro di 4 giorni per la Futsal Academy, che saluta il 2023 con il turno infrasettimanale di Serie C1. Domani alle 21 riflettori accesi all'Ivan Lottatori, dove i nerazzurri sfideranno la Spes Poggio Fidoni per la prima giornata di ritorno. All'andata il quintetto di Umberto Di Maio fece il colpaccio esterno, dando il via ad una stagione ricca di soddisfazioni. Ora la Futsal Academy è quinta, a meno 4 dalla zona playoff, mentre gli avversari stazionano in fondo alla classifica.